Dal 2014 evadere il fisco non è più possibile, o almeno non è più possibile come si faceva una volta. L'OCSE ha varato il Common Reporting Standard. È praticamente una normativa che è volta a frenare tutti quei fenomeni di evasione fiscale. Infatti per 30 anni gli evasori fiscali di tutta Europa hanno portato società all'estero, hanno costituito trust in Centro America, hanno costituito società con azioni al portatore, conti correnti anonimi, insomma le hanno fatte di tutti i colori. Dopo 30-40 anni l'OCSE si è stancata ed ha varato il CRS. Che cos'è il CRS? È questa normativa che appunto impedisce di fare queste evasioni. Ma a noi cosa ce ne importa? Siamo evasori? No, noi operiamo nella legalità e i nostri clienti operano nella legalità. Ma anche sulle economie legali, anche sulle aziende perfettamente lecite, questa normativa ha pesato e ha penalizzato le attività economiche. Infatti, basti pensare cosa è successo dal 2008 a oggi con Lehman Brothers. Con la crisi di Lehman Brothers, sulle banche europee si è concentrata la normativa di Basilea per aumentare le riserve bancarie. Poi c'è stata la normativa contro il riciclaggio del denaro sporco proveniente dalla droga, dalle organizzazioni criminali. E poi il Common Reporting Standard, l'ultimo arrivato, contro l'evasione fiscale. Ebbene, tutta questa normativa che si va ad aggiungere l'una sull'altra, si va ad aggiungere appunto su delle aziende che sono le banche. Le banche sono delle aziende alla fine. E le aziende non riescono a implementare tutte le normative, soprattutto se non sono estremamente grandi. Quindi che cosa succede? Succede che tutta questa responsabilità, tutto quest'onere, tutti questi controlli vengono scaricati sulle banche, e le banche non riescono più a stargli dietro. Che cosa succede? Che non ti aprono più i conti correnti. Ora quindi veniamo a noi, ai nostri business. Quando TransferWise, PayPal o anche la vostra banca sotto casa comincia a chiedervi perché aprite un conto corrente, dove avete sostanza, vi congela il conto, vi dice perché avete fatto questo trasferimento, vi chiude il conto per 30 giorni o ci mette un mese per aprirvi il conto corrente, tutte queste cose che chi fa business ha notato da qualche anno a questa parte, non capisce perché vengono fatte tutte queste domande, vengono sospesi così tanti conti correnti, vengono messi in congelamento così tante transazioni. E tutto questo deriva proprio da ciò, deriva dal Common Reporting Standard, l'ultimo arrivato. Anche business leciti vengono messi sotto osservazione. Ogni transazione viene analizzata come se fosse Pablo Escobar. E questa cosa sta penalizzando appunto i business perfettamente legali. Ora chiariamoci, se voi rientrate in un pattern perfettamente riconoscibile, per esempio siete un pizzaiolo che è nato a Napoli, tutto coincide, che ha la pizzeria a Napoli, ha la famiglia a Napoli, ha la residenza a Napoli, è nato a Napoli, ha il conto corrente a Napoli, ha l'azienda a Napoli, la banca non vi fa problemi. Ma se un poco uscite da questo pattern, cominciano i guai. Avete la residenza in Portogallo, la società in Estonia, il conto corrente personale in Lituania. E a quel punto le cose cominciano a cambiare. Ti rendi conto da solo che tutto ciò sfavorisce i processi di internazionalizzazione, di globalizzazione dell'economia. E non ci vuole un maestro di macroeconomia o di commercio internazionale per spiegarci che sono proprio i processi di internazionalizzazione che contengono in sé i maggiori aumenti di produttività e quindi i profitti più alti, mentre invece tutte le attività locali, localistiche, hanno un tasso di produttività più basso e quindi anche profitti più bassi. Quindi, in questo nuovo contesto, le banche vogliono la sostanza. Che cos'è la sostanza? In pratica, come abbiamo detto prima, vogliono che tu abbia gli interessi economici prevalenti nel paese dove apri il conto corrente. È una contraddizione? Sì, è una contraddizione assolutamente, perché i trattati europei stabiliscono che i cittadini europei possano aprire
conti correnti in qualsiasi paese dell'Unione, anche se non sono ivi residenti. Ma alle banche non frega nulla perché sono terrorizzate, perché anche le banche seguono i principi di incentivi e disincentivi. Se vengono disincentivate verso certi comportamenti, non li mettono in atto. E quindi siamo in una situazione in cui le banche da un lato non aprono conti correnti, i governi firmano trattati per l'integrazione europea e poi però fanno l'occhiolino alle banche invitandole a non aprire conti correnti a non residenti. Una delle truffe più grosse è la e-residency estone, che praticamente da un lato il governo afferma che la e-residency ti permette di lavorare, di avere un'azienda in Estonia pur vivendo all'estero. E poi quando apri la società in Estonia e vuoi aprire il conto corrente, le banche non ti aprono il conto corrente perché non sei residente in Estonia. Una bella contraddizione. Quindi da un lato i governi vogliono l'integrazione europea, dall'altro contrastano questa integrazione. Quindi è come se stessimo tornando in una fase di pre-globalizzazione in questa nuova situazione. È una cosa preoccupante per chi ha interessi all'estero. Se sei uno che produce formaggi e vivi nel paesino in Sardegna non te ne importa nulla, ma chi ha ambizioni comincia a preoccuparsi. Ma è tutta colpa del CRS? In realtà il CRS in sé non costituisce un problema. Infatti il CRS semplicemente stabilisce di scambiare informazioni banali. Per esempio, se io sono italiano e apro un conto corrente in Repubblica Ceca, la banca dove apro il conto corrente deve comunicare all'Italia a fine anno il mio nome, il mio cognome e quanti soldi c'erano sul conto corrente. Basta. Quindi non costituisce un vero problema. Il vero problema è costituito dalla mafia dei paesi OCSE. I paesi OCSE, che stanno vedendo al loro interno una riduzione del gettito fiscale e un invecchiamento della popolazione, hanno bisogno di soldi. E ce l'hanno a morte, letteralmente a morte, con tutti quei paesi che hanno un'imposizione fiscale troppo bassa. Per esempio, proprio in questi anni, la Commissione europea ha imposto ad Andorra, che non è un paese europeo, cioè della Comunità economica europea o dell'Unione europea, ha imposto ad Andorra di alzare l'imposta sul reddito personale fino al 10%, dallo 0 al 10%. E lo stesso fanno con i paesi limitrofi. Cioè, in pratica, impongono a tutti i paesi che, diciamo, sono più o meno soggetti, sono, diciamo, in una situazione di debolezza rispetto alla Commissione europea, rispetto ai paesi europei, di attenersi alle loro direttive, anche se non hanno aderito alla Comunità europea. Quindi abbiamo una serie di paesi OCSE, soprattutto a guida europea, perché i paesi europei sono quelli, non solo la maggioranza nell'OCSE, ma sono anche quelli che hanno più problemi di gettito fiscale, invecchiamento della popolazione, welfare state più pesanti, quindi sono principalmente i paesi europei che conducono questa guerra, ok? E quindi i paesi europei conducono questa guerra e impongono ai paesi più piccoli, ai paesi più poveri, ai paesi, diciamo, soggetti a questi che sono meno interessati, ma che, diciamo, per fare piacere all'Europa, per mantenere buoni rapporti con l'Europa, si adeguano, ok? Ma l'Europa non si limita semplicemente a varare queste normative, fa anche pressioni commerciali. Cioè fa pressioni commerciali affinché i paesi si adeguino alle sue volontà, ok? Quindi chi conosce la teoria del commercio internazionale sa che i paesi commerciano principalmente con i paesi limitrofi e quindi i paesi che sono più soggetti alle pressioni europee, alle pressioni dell'OCSE, sono i paesi che proprio limitrofi ai paesi OCSE. Quindi la Svizzera, la Serbia, la Bulgaria, che addirittura è all'interno dell'Unione Europea, l'Ucraina, ok, tutti i paesi vicini sono più deboli. I paesi più lontani dai paesi OCSE sono più indipendenti, semplicemente perché commerciano meno con l'OCSE. Quindi un paese come la Bolivia o l'Uruguay commerciano principalmente con il Brasile, l'Argentina, la Colombia e quindi è molto più libero dalle pressioni OCSE. Per cui abbiamo individuato una serie di paesi che sono proprio
geograficamente lontani dall'OCSE, che sono quindi anche più indipendenti, che hanno istituzioni più indipendenti dall'OCSE. Ok? Questi paesi garantiscono una maggiore libertà, cioè le banche, proprio concretamente, le banche faranno meno problemi, cioè non staranno ogni due minuti a chiederti da dove vengono questi soldi, tu chi sei, dove è sostanza economica, con chi ti sei sposato, insomma tutte domande che addirittura vanno proprio a entrare nella tua vita privata. Chi fa business sa che le banche cominciano a chiederti cose veramente che una volta non ti chiedevano, ma cose veramente che non c'entrano nulla con l'attività bancaria, ok? E questi paesi lontani dall'OCSE ti garantiscono una maggiore autonomia. Quindi abbiamo deciso che, certo, si tratta di paesi che stanno comunque fuori dal cosiddetto centro della globalizzazione, quindi non saranno paesi, diciamo, in Europa, ovviamente. Però sono paesi che, se tu hai bisogno, ti garantiscono una maggiore autonomia, una maggiore indipendenza. Certamente il problema non è risolto, perché finché l'Europa continuerà a disturbare l'ordinario andamento dell'economia, il problema non si risolverà. Però non è che possiamo farci molto, dobbiamo stringere i denti e resistere a questa repressione bancaria.